Va bene ragazzi, eccoci qua, altra partita nella modalità zona splat, mappa centro commerciale. Dai che dobbiamo vendicarci per la brutta sconfitta di prima. Attenzione che c'è un cecchino di là e due rulli. Umberto invece non ho visto cosa ha preso. Ok, guardate, coloriamo di qua. Attenzione, non me ne sono accorto. C'era già Umberto lì, ha preso anche lui il rullo. Dai ragazzi, dai. No però. Ok, per fortuna hanno sparato un razzo. Per fortuna, vabbè. Ciao. Adesso c'è Volto che si è piazzato di qua, così non ci... praticamente per impedirci di passare. Si è piazzato di lì apposta. Devo fare una bella cosa allora. Intanto loro continuano a avvicinarsi allo zero, eh. Allora, visto che lui si piazza lì, io gli sparo un bel razzo. Così è obbligato a spostarsi. Ok. Sicuramente si sarà nascosto dietro l'angolo. Ciao, allora. Ok, ho preso Gugu, però... niente, hanno fatto già ripartire il timer. Ci stanno schiacciando. Ci stanno nuovamente schiacciando. Oggi non va. Oggi la zona splat... non riusciremo a prenderla neanche una volta. Per fortuna hanno sparato un razzo. Io li seguo a ruota, però diventa dura quando hanno due rulli che dai lati ricoprono il nostro colore. Niente, hanno vinto di nuovo loro. Non abbiamo avuto neanche l'occasione di prendere una volta la zona splat. Vabbè, ma io ragazzi non me la prendo, non importa. Perdiamo questi match qua, ne vinciamo di altri, pazienza. Va bene ragazzi, cambiamo modalità di gioco, modalità Bazookarp, cambiamo anche mappa, Serra di Alghe. Ok, abbiamo subito due pesanti sconfitte nella modalità... perché uno è spawnato fuori dalla zona di spawn? Abbiamo un giocatore che è spawnato fuori dalla zona di spawn. La cosa mi puzza di hack. Mi ha preso Aurora, volevo attaccarlo, ho fatto un errore. Mai attaccare frontalmente il rullo dinamo dorato. Ok, attenzione che hanno preso il Bazookarp. Gugu ha preso il Bazookarp. Ok, dobbiamo bloccarlo però, dobbiamo bloccarlo. Così non va, così non va signori, così non va. Ok, è crashato uno della squadra viola. Aia. È crashato uno della squadra viola. Sono rimasti in due. Non possiamo perdere 4 contro 2, eh. Sì, ma... oh! Oh, finalmente l'abbiamo bloccato. È andato diretto. Ok, andiamo. È andato diretto verso la postazione. Dove caspita è? Ah, sono là davanti. Erano là davanti. Ok. Dai, dai, dai. Dai. Ok, ottimo. Presa. Attenzione. Gugu mi ha preso con le bombe a ricerca. Dai che la portiamo a casa. Dai che la portiamo a casa. Dai che la portiamo a casa. I viola in quell'occasione là hanno rischiato di... guarda che roba. Guarda che roba. Mancavano due punti, eh. Dicevo, i viola in quell'occasione là, che ci siamo distratti un attimo, hanno rischiato di portarla a casa. E sono solamente in due, ricordiamolo. Quindi stanno giocando un ottimo match. In due o in tre sono? No, sono in tre. Che bello utilizzare gli hack. Ok. Allora, il Bazookarp è tornato in mezzo. Sì, come immaginavo, c'è un hacker che sta giocando questa partita. Ok. Razzo. Vai Niccolò. Vai Niccolò.
Di qua, di qua, di qua, di qua. Ok, c'è qualcuno che si diverte a disturbare le nostre partite su Splatoon. Ah, ma non è un problema. Ok, doppia kill. No, ce l'ho io. Aia, che caspita. Aurora non molla, eh. Aurora non molla. Ok. Allora, il bazookarpe è là. Dai che è là, dai che è là. Dai ragazzi. Guardalo, è sbucato da dietro l'angolo. Beh, che se termina così la portiamo a casa noi, eh. Se termina così la portiamo a casa noi. Guardalo, lo hanno riportato di là. Attenzione. Il bazookarpe è tornato in mezzo, eh. Il bazookarpe è tornato in mezzo. Aia! Sono morto, caspita. Volevo prendere Gugu di sorpresa. Dai ragazzi, non mollate, non mollate, non mollate. No. Eccolo lì, l'hacker. Che bello, l'ha portato fuori dalla mappa per tentare di fregarci. Adesso sta facendo il giro esterno fuori dalla mappa per tentare di portarla a casa. Ok, è morto. Questa è la fine che fanno gli hacker. Questi disturbi al video, ragazzi, comunque non dipendono da me. Ok, vinciamo noi. Vince praticamente la squadra che ha giocato correttamente. Bella vittoria. Non siamo riusciti ad appoggiare il bazookarp sul totem, ma non importa. Ok, 98-85. Va bene ragazzi, ultimo match di oggi. Modalità bazookarp, mappa Ponte Sgombro. Siamo riusciti a riprenderci dalle due sconfitte nella modalità zona splat, vincendo una grande battaglia nella modalità bazookarp, sconfiggendo anche chi non gioca onestamente. Ok. Allora, si parte verso il centro della mappa. Prendiamoci subito il bazookarp. Aia. Ah, c'è Niccolò da sotto col rullo dinamo dorato. È stato abbattuto probabilmente dalla barriera del bazookarp. Potrebbe essere. Potrebbe essere. Nel frattempo non riusciamo a... Oh, grande, 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 grande Mark. Anzi, grande Umberto. Però è stato subito abbattuto. Ci voleva quello. Dai che lo piglio. Ma no, mi sono incastrato nel blu. Ah, ma è Gugu che ha il mirino. Era Gugu, ma dimmi te. L'ho provato a spaventare lanciandogli una raffica col bazookarp, ma sono atterrato completamente sotto. Povera Aurora, l'ho abbattuta senza pietà. Dai, dai, dai. Oh mio. Ho anche preso qualcuno. Niente da fare. Ah, mi ha preso Niccolò da sotto con la bomba splash. Incredibile. Mi ha preso con la bomba splash. Ok, procediamo veloci. Attenzione. Facciamoli scappar via. Arriva un razzo incredibile. No, non ce l'ho fatta, c'era il muro. Lanciato, ecco perché GG6 si era allontanato, perché stava per lanciare un razzo. Ma dimmi te, ve le studiate proprio tutte, ragazzi, eh. Beh, avrei fatto anch'io la stessa cosa. Dai, 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 dai. Dai che scappa via. Vai, 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 vai. Grandissimo, grandissimo Umberto. Ha portato a casa
la partita appoggiando il bazookar sul totem nemico. Fantastico, bella vittoria, bravi ragazzi. Bravi ragazzi, nessuna pietà. Due kill e quattro morti, fantastico. Va bene ragazzi, visto che abbiamo ancora un paio di minuti, facciamo che giocarne ancora uno di match. Mappa Acciu Games, modalità mischie mollusche. E si parte velocissimi. Dai ragazzi, portiamo a casa anche questa partita qua. Era da un po' che non tornavamo su questa mappa. Adesso ho capito il motivo. Niente, quello scherzetto lì mi succede sempre. Anzi, me lo faccio sempre questo scherzetto. Ok, passiamo di qua. Ci casco sempre. Devo stare attento quando sparo il colore a non colpire. Attenzione. Caspita, pensavo non l'avesse preso. Dai, che ho quasi il razzo carico. Allora, facciamo qua. Tac. E via. Perfetto. Questa piattaforma la teniamo bassa. Quella invece la facciamo andare su. Ma quanta gente è crashata di là? Weyla, weyla, guardalo. Guardalo, dietro l'angolo, Gugu. Ah no, non è crashato nessuno per fortuna. Ok, siamo 4 contro 4, fantastico. C'è Gugu che mi frega sempre nascondendosi dietro gli angoli. Weyla, è tutto questo blu? Guardalo. Ah, volevo sacrificarmi e andare a prenderlo per impedirgli di lanciare altre APC bombe. Però purtroppo è riuscito a sopravvivere. Ehi, in 4-4-8 mi ha preso due volte. Adesso basta, tocca a me. C'è un po' troppo blu lì sotto. Sta arrivando. Eccolo. Non lo vedo con sta caspita di ringhiera davanti. Non riuscivo a mirarlo perché c'avevo la ringhiera davanti. Adesso i blu partono al contrattacco. Ragazzi, direi che stanno vincendo leggermente loro, eh. Ah, ecco. C'è qualcuno che sta laggando dei blu. Sì, beh, si sono piazzati tutti di qua. Vabbè, ciao, ero condannato. Anche Marco mi ha splattato. Adesso siamo noi in difficoltà. Siamo noi in difficoltà. Non vorrei che sia crashato uno dei nostri. No, ci siamo tutti. Hanno colorato tutta la piazza qua centrale di blu. Guarda che roba, ne ho tre addosso. Beh, almeno anche loro qualche volta muoiono. No, la vedo veramente, veramente grigia. No, mi arrivano ondate di colore dall'altra parte. Provo a partire in contropiede, ma da solo posso fare ben poco. Guardate che roba, ne ho due addosso. Ok, almeno non mi ha splattato alla fine. Niente, siamo crollati, siamo crollati all'improvviso. Vabbè, non importa, pazienza, 51-26. Vincono loro. Beh, sono stati più bravi, quindi è giusto così. Wow, non ho fatto neanche una kill, fantastico. Va bene ragazzi, eccoci tornati nella piazza centrale di Coloropoli per i saluti finali. Come sempre, fantastiche mischie mollusche. Ci siamo splattati, abbiamo vinto, abbiamo perso, insomma, il solito tran tran. Ragazzi, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. E ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Splatoon. Alla prossima ragazzi!